Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi una torta classica e profumata che si prepara in poco tempo e con pochi e semplici ingredienti, la torta Paradiso. Prima di iniziare a preparare tutti gli ingredienti, tirate fuori il burro dal frigorifero qualche ora in modo da ammorbidirlo. Versatelo dunque in una ciotola assieme allo zucchero e iniziate a lavorarlo con il dorso di un cucchiaio per renderlo più semplice da montare con le fruste elettriche. Premete in modo da introdurvi lo zucchero e passate poi alle fruste. Dovrete lavorarlo per una decina di minuti circa. Iniziate 5 minuti solo con burro e zucchero fino a quando non vedete più lo zucchero sul fondo ed è stato tutto incorporato nel burro. Aggiungete dunque gli elementi aromatici della torta. Mettendoli direttamente nel burro, amplificherete il loro aroma all'interno della torta. Grattugiate la buccia di un limone non trattato e aggiungete mezzo bicchierino di estratto di vaniglia. Tornate quindi alle fruste e proseguite per altri 5 minuti fino a quando gli aromi non sono spariti nel burro e avete ottenuto un composto chiaro e morbido. Aggiungete ora tutte le uova all'impasto e lavoratele per ottenere una bella crema gonfia e spumosa. Finiti gli ingredienti liquidi, passate ai solidi e aiutatevi con un colino per setacciarli direttamente nella ciotola. Servirà una bustina di lievito da 16 grammi, la fecola di patate e la farina. Passate tutto al setaccio per incorporare ossigeno nella torta e sbriciolare eventuali grumi nelle polveri. Poi date una prima mescolata a fruste ferme. Azionate quindi lo sbattitore e iniziate a mescolare la crema. Questa sarà piuttosto solida e corposa, data l'importante presenza di burro nell'impasto. Andate avanti fino a quando non avete ottenuto una massa ben omogenea e priva di grumi. Per cuocere questo impasto io utilizzo una tortiera foderata con carta forno. Uso uno stampo da 22 cm, se ne avete a disposizione uno più grande da 24 o 26, otterrete una torta un po' più bassa, quindi tenete conto poi nei tempi di cottura che saranno più rapidi. Versate questa massa morbida e cremosa nell'anello della tortiera e, aiutandovi con una spatola o un cucchiaio, cercate di distribuirla su tutta la superficie. Infornate in forno statico preriscaldato a 180 gradi e lasciate cuocere per 35-40 minuti a seconda del vostro forno. Inizierà a sprigionarsi per la casa un profumo di burro alla vaniglia che sembrerà già Natale. Passato il tempo di cottura, toglietela dal forno e lasciatela raffreddare completamente. Decorate in superficie con una spolverata di zucchero a velo e portate in tavola. La torta ha una leggera e gustosa crosticina esterna, mentre dentro è molto morbida. Il burro aromatizzato si sente e riesce a rendere questa semplice ricetta fatta di pochi ingredienti sorprendentemente golosa. Io anche questo giovedì vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!